Buongiorno a tutti, bentornati in montagna. Oggi mi trovo in Bassa Ossola per salire una cimetta dimenticata da tutti, chiamata la Punta Lottone. Sono partito da Loro, frazione di Pieve Vergonte, a poco più di 200 metri di quota. Siamo molto in basso quindi rispetto allo standard estivo, ma il punto d'arrivo è quasi a 1700 metri. Quindi è una gita per mantenere un po' la gamba, visto che oggi non ho tanto tempo a disposizione. Puntato basso, però percorrere dei boschi solitari dà sempre una piacevole sensazione, anche se il clima è molto umido e pieno di zanzare. In questo momento mi trovo all'Alpe Gravellona e dovrò raggiungere l'Alpe Colla. Il cartello dava 3 ore e mezza, ma mi sembra un'eternità, visto che si trova a poco più di 1200 metri di quota. Ciao, riprendiamo a salire e vediamo un po' com'è sopra. Buona visione. Allora, bisogna stare attenti a non perdere il sentiero, perché la traccia è molto labile, ci sono i segni bianchi e rossi, ma quasi completamente scomparsi. Ogni tanto spunta qualche bollo arancione. In altri punti invece si vedono meglio, come qua, e là invece c'è un bollo arancione e qualche ometto anche. Oggi ho puntato una camminata di questo tipo, in quanto la giornata è piuttosto uggiosa e non valeva la pena fare qualcosa di più interessante. Sono all'Alpe Pianezzo, qui ci arriva addirittura una strada percorsa dai mezzi fuoristrada. Io devo seguire Alpe Croppe e Alpe Colla. Ho seguito la strada per un pezzo, finisce lì. Qui invece c'è il bivio per il sentiero che sale all'Alpe Croppe. Sono arrivato all'Alpe Croppe, qui c'è una bellissima vista sui corni di Nibbio e su tutta la piana ossolana. Sono proprio sotto una casa molto bella. E adesso proseguo per l'Alpe Colla. Il sentiero continua sulla dorsale e taglia su di qua. Il sentiero sale lungo la dorsale boscata, i castagni hanno lasciato spazio ai faggi, sempre ripido e ben segnato stavolta. Il sentiero non è più infrascato come più giù, però rimane comunque bello in piedi. Anche calduccio, si asciuga un po' almeno. Punta Lottone, qua sopra. Very bad. So fast, and I went in the woods for 7 hours for 4 kilometers. Don't go this way. Thank you. Alpe La Colla, gran vista anche da qua, si apre tutta la piana verso Domodossola. Devo continuare qui sopra. Dovrò abbandonare il sentiero e continuare sulla dorsale.
ho incontrato un ragazzo lì che arriva dall'Alpe Pian Lago e mi ha detto che il sentiero è in pessime condizioni. Ci ha messo una vita. Allora, vediamo di proseguire lungo la dorsale qua sopra. Ho superato un primo rudere, sempre lungo la dorsale che sale un po' inerbita. Ma si intravede sempre una traccia anche se non ci sono più segni. In questo momento sono fuori dal bosco e si vede la mia meta, a Punta Lottone. Là dietro dovrebbe essere il Pizzo Camino, quello lì, e quella la cima Strighet. E di qua si scende. Già, facciamoci questo pezzo di cresta e saliamo. Si scende un pezzo in questa boscaglia ripida. E penso si debba risalire lì. C'è una cristina. Sì, credo di sì. Andiamo su. Ah, questa sarebbe la cordina. Miseria. Eccoci in cresta di nuovo. Eccola là, ormai raggiunta dalle nebbie, ma è più lontana del previsto. Ecco l'ultimo tratto di cresta, però bisogna girare qua e là degli spuntoni rocciosi e l'erba è alta, insomma, non è percorribile molto facilmente, forse è meglio un'altra stagione. Comunque, sono quasi arrivato. Perfetto, non si vede più un cacchio. Punta Lottone, 1697 metri. Sono arrivato proprio in cima insieme alle nuvole, che adesso si stanno un po' diradando. Vedevo anche la croce del Pizzo Camino. In questo momento vedo anche un po' il fondovalle. Ci sono sempre nebbie, c'è molta umidità, caldo, eccetera. Però sono arrivato, c'è un cippo in cima. E nient'altro, erba alta, mosche, cioè proprio classico ambiente estivo. Ovviamente con i tempi sono andato oltre quello che mi ero prefissato. Questa è la cresta che ho fatto, che ora è in mezzo alle nebbie. Lì si vede il fondovalle, molto poco. Questa è la cima. Il cippo è qui. E qua si vede un po' verso il Pizzo Camino.
E là sopra si vedeva la croce prima. Purtroppo non si vede molto. Ok, riparto. Ogni tanto qui ci sono delle schiarite, ma la situazione non è che migliori più di tanto. Poi fa caldo, ci sono insetti dappertutto, per cui niente, iniziamo la discesa. Ah, secondo pezzo con la cordina, questo qui l'avevo saltato all'andata, ero passato di là, però no, si riusciva anche di là. Questo è un fungo spettacolare. Ora sono a rudere sopra l'Alpe La Colla, poi da quell'alpeggio lì dovrei prendere sentiero di discesa verso i Ronchi. Speriamo che sia un po' più pulito rispetto a quello che ho fatto a salire. Qui decisamente la vista è migliore, è sopra le nuvole. Precludono il panorama. Vabbè, me lo godo da qua. È veramente bello questo alpeggio. Ecco, Pieve Vergonte, mio sentiero A45. Mi dispiace lasciare questo luogo, molto panoramico e solitario. Ho fatto un pranzetto qua, su questo tavolo con panca. Niente, prenderò il sentiero, che è quello per Pieve Vergonte che scende di lì e va giù. Nelle faggete il sentiero è ben pulito e ben visibile, mentre appena si esce dal bosco, erba alta. Traccia labile, non è granché perché non vengono più mantenuti sti sentieri nonostante siano segnati. È un peccato. Oh, sono arrivato giù. Qua sono a Pieve Vergonte, devo arrivare a Loro che è di là. Piegare a destra e farmi un po' di strada. Sto camminando tra le strade di Pieve Vergonte diretto a Loro. Ormai il giro è finito. Oggi era una giornata che ero quasi tentato di stare a casa, però vale sempre la pena andare.
E infatti anche stavolta è andata più che bene. Ha fatto abbastanza caldo, però si stava sempre nel bosco. Alcune volte si pensa che quando è estate ed è afoso è meglio salire in quota. Invece spesso stare all'interno di un bosco è la soluzione migliore. Cima non di eccessivo interesse, perché tra l'altro sopra non si vedeva niente per le nuvole vaganti, però c'è stata un'atmosfera suggestiva. Quindi se vi è piaciuto il giro mettetemi un like. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, è importante per me, attivate le campanelle così non vi perderete i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo giro e mi raccomando, se avete l'occasione andate in montagna, che è la cosa più bella che ci sia. Ciao a tutti!